Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Desidero tentare di fornirvi una prima e approssimativa analisi dei risultati delle recentissime elezioni. Ebbene, a un primo sguardo generale si può ragionevolmente sostenere che il centrodestra registri quasi ovunque un crollo. Un crollo anche meritato, mi permetto tra le righe di aggiungere, dacché il centrodestra, mi pare palese, non ha saputo essere sotto alcun profilo un baluardo di opposizione. Anzi, mi pare abbia incarnato le medesime istanze del Leviatano tecnosanitario. L'ha fatto ora oscillando goffamente tra proposte di riapertura e proposte di intensificazione delle misure, ora addirittura portando avanti ancor più radicalmente rispetto alle sinistre fucsia le istanze del Leviatano tecnosanitario con la sua terrifica postura. Penso agli esempi della Sicilia, della Sardegna o in parte della Liguria, regioni amministrate dal centrodestra che hanno saputo essere ancor più radicali, ripeto, nella gestione liberticida dell'emergenza epidemiologica e dell'attuazione dei desiderata del blocco oligarchico neoliberale, ciò che va sotto il nome di grande reset. Il forte astensionismo, poi, si spiega a mio giudizio in questa chiave. La folta schiera dei resistenti al nuovo ordine pandemico terapeutico non ha ovviamente votato le sinistre fucsia, che sono il baluardo di suddetto ordine, ma nemmeno ha votato le destre bluette, per le ragioni che ricordavo in precedenza. In sostanza, il blocco piuttosto ampio dei dissenzienti rispetto al Leviatano tecnosanitario o capitalismo terapeutico che dir si voglia, ha scelto di astenersi, non riconoscendosi né nella sinistra fucsia né nella destra bluette, identificate a vario titolo e a ragione come le due braccia del medesimo mostro del Leviatano tecnosanitario. In sostanza, il blocco degli astensionisti si è trovato senza rappresentanza. Ciò rappresenta un interessante elemento di analisi filosofico-politica, oltre che naturalmente di concreto possibile lavoro politico per la costruzione di un futuro fronte del dissenso. A ciò si aggiunga anche che le destre bluette leghiste, proprio come i 5 Stelle, hanno tradito il proprio elettorato e l'hanno fatto passando ad appoggiare apertamente, a viso aperto, l'euroinomane Mario Draghi e il partito unico dell'euro. L'hanno fatto, con movimento sinergico, abbandonando ogni velleità sovranista e populista di riscatto dalla globalizzazione mercatista e di tutela dei dannati della globalizzazione, ceti medi e classi lavoratrici, che si sono visti non soltanto traditi, ma di più abbandonati da partiti come la Lega e il 5 Stelle, che sono passati direttamente a difendere gli interessi della parte opposta, dei cosmopoliti del capitale, dei globocrati capitanati sulla plancia di comando da Mario Draghi. Paradossalmente, le sinistre fucsia modalità Partito Democratico, quelle che meglio incarnano gli interessi delle classi dominanti cosmopolite, sono state obiettivamente le più coerenti. Il loro tradimento, quello delle classi lavoratrici, del resto, lo fecero ormai parecchi anni addietro. Sono state le più coerenti, dicevo, nella zelante difesa dei capisaldi della globalizzazione capitalistica, dell'Unione Europea, del cosmopolitismo, dei capricci di consumo individualistici detti impropriamente diritti civili e del grande reset della razionalità politica legata all'emergenza epidemiologica. In sostanza, le sinistre fucsia, quel che promettevano prima dell'affiorare dell'emergenza epidemiologica, hanno continuato a prometterlo e ora anche a mantenerlo dopo. Una situazione tragica dunque sotto ogni profilo, quella in cui ci troviamo a vivere. Situazione in cui non vi è un'opposizione reale, situazione in cui ancora il partito che meglio incarna il potere ottiene il consenso pieno da parte di chi tutto l'interesse materiale avrebbe a negarglielo. Radioattività con Diego Fusaro.